tutto quello che Gesù ha fatto, incarnarsi nel seno della Vergine Maria, nascere a Betlemme, lavorare per 30 anni come falegname, predicare per 3 anni, subire la passione, la morte, risuscitare dai morti, salire al cielo, l'ha fatto per una ragione sola: per darci lo Spirito Santo. Ma chi è lo Spirito Santo? Lo Spirito Santo è Dio. Fa parte della famiglia di Dio. Noi sappiamo che Dio è una famiglia composta di 3 persone, Padre, Figlio e Spirito Santo. Però queste 3 persone non sono un io, un tu e un egli, ma sono un io, un tu e un noi. Lo Spirito Santo è il noi che unisce il Padre dal Figlio. La cosa è semplicissima a capire, anche se certo non si spiega il mistero della Santissima Trinità, basta riandiate al momento in cui voi avete conosciuto vostra moglie, avete conosciuto vostro marito. Una conoscenza, la conoscenza è cresciuta, io e te, te e io, la mia macchina, la tua macchina, poi crescendo la conoscenza è diventata amicizia. Dall'amicizia è scattato qualcosa di più, tanto che un bel giorno non eri più io e lei, te e me, eravamo noi. La macchina non era più la mia macchina, la tua macchina, ma la nostra macchina. E addirittura gli altri, quando vi vedevano, ti vedevano, non dicevano tu, ma voi. Ma che cos'era capitato? Era arrivato l'amore. L'amore che lega l'io al tu e lo fa diventare una cosa completamente nuova, pur rimanendo l'io e il tu. Questo è il mistero divino. Questo è Dio. 50 giorni dopo la sua risurrezione, Gesù dal cielo col Padre ha aperto la sua famiglia e il loro noi è sceso sull'umanità, ha invaso il mondo. Erano le 9 del mattino, è partito dal cenacolo. Quella povera gente che aveva una paura matta di far la stessa fine di Gesù, a un certo punto si trovarono coraggiosi da uscire fuori e cominciare a predicare addirittura. E quella sera convertirono ben 4.000 persone. Cos'era successo? Avevano ricevuto lo Spirito Santo. Dio aveva dato l'anima al mondo. Sant'Agostino ci dice che addirittura la Chiesa prima di quel momento era come quel pupazzetto che Dio di Creta, che Dio aveva in mano e a su cui ha insufflato lo Spirito Santo. È venuto lo Spirito di Dio, la potenza di Dio. Ma e dove è andato? Dov'è? Dov'è? È rimasto sospeso per aria? È entrato in qualche istituzione? No. È entrato nel cuore dell'uomo per cambiarlo completamente, partire dal cuore e cambiare la persona, il suo comportamento, il suo pensiero. E una volta cambiata la persona cambiasse le istituzioni, facendole diventare cristiane, e così arrivare fino a cambiare il mondo. Eccola la ragione per cui ci è stato dato lo Spirito Santo nel cuore, perché partendo dal cuore arrivi a cambiare il mondo. Immaginiamoci la potenza di Dio che entra dentro il mio cuore, dentro il vostro cuore, ma che cosa farà? Esploderà, scoppierà, urlerà. No, no, Gesù ci ha detto una parola molto semplice. Lo Spirito Santo suggerisce tutto quello che voi dovete fare. Non urta, non urla, parla piano piano. Per cui deve essere ascoltato, deve essere accolto. Lo Spirito Santo
è veramente tutto. Perché l'uomo non può far niente senza lo Spirito Santo, ma anche lo Spirito Santo ha deciso di non far niente senza l'uomo. Ecco perché Serafino di Sarov, il grande mistico orientale, ci dice che la santità consiste nel chiedere continuamente lo Spirito Santo e ottenerlo. E allora, vieni Spirito Santo in questa Pentecoste. È terribile vedere il mondo senza vita spirituale. Tu sei la vita spirituale del mondo. Vieni Spirito Santo e farci capire che con la tua forza e col tuo Vangelo cambieremo realmente il mondo. Buona Pentecoste.